Io vi rilascio un gioco, anche se è brutto, e ne vado fiero perché è bello. Cioè, io voglio dire, no. Anche io quando ho creato Ultimate Arena ho fatto un gioco pieno di azione, ci inizi, giochi, spari, salti, no? Cioè, non è che stai lì a passeggiare. Cioè, ne so qualcosa io. Lagga un po' perché sto avviando il gioco di merda. Dai, allora, due frame al secondo. Filmatino di DBD. Che fa intasare tutto. Che fa intasare tutto, giustamente, perché è simpatico. Best starting ever, eh sì. Best starting ever. Ah! Tutti spereremo nel click finale. Ma come? Come? È il momento più bello della live, quella. Madonna, ora arriva lo sniper, ci prova ad essere lo sniper, così gli rovino la serata. Perché se no non è una serata costruttiva. Se non rompiamo i coglioni a Zeb89. Cioè, se noi non rompiamo i coglioni a Zeb89, come fa a essere edificante la serata? Vediamo un po' una cosa. Madonna, oh. Roba dell'altro mondo proprio. Roba dell'altro mondo. Allora, vediamo un po' con che killer iniziamo. Chissà se sto cercando la partita o se sto livellando la Bloodweb. O se, eh? Sniperino di merda che non sei altro. Eh? Eh? Ben 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 ben, Allora, quale killer non abbiamo fatto ieri? Lo spirito, ma non la voglio giocare. Piuttosto gioco il Mandriano. Piuttosto mi gioco un Mandriano, ma... Tu non lo sai, ma a fine live un paio di squilibrati che aspettano di sentire i click fieri dopo che finisce la canzone finale. Vabbè, ma c'è anche gente che chiede se sono in live o no quando non sono in live. C'è gente che chiede che gioco porto, anche se c'è scritto. Cioè, ci sono persone che sono analfabeti funzionali, che praticamente anche se c'è scritta una cosa, loro non la cagano. La gente, ma il tuo Instagram Zeb, poi sta scritto in descrizione magari. Il Discord Zeb qual è? C'è scritto. Cioè, sta gente, vabbè, non ci arriva. L'ha trovata. Vediamo se sniper ha. Vabbè, domanda stupida. Il sniper ha sniper. Vediamo a vedere se becca la lobby. Non l'ha beccata! Ah, non l'ha beccata! Salula! Game Hug. Game Hug mi hanno chiesto la collaborazione e l'ho rifiutata. Game Hug è proprio. Spammano di brutto. Abbiamo notato il tuo canale. Vorremmo stringere una collaborazione tra noi di Game Hug. No, no, non mi interessa. Non voglio niente, non compro niente. Ce l'hanno la chiave? Doggia, merda. Ce l'avete la chiave? Davide Pers, grazie ai 2 mesi di fila nell'esercito degli Ace Gamer. Raindrop Prelude, grazie del Prime Sub. Lulions, grazie del Prime Sub. E JovixTV84, grazie del Prime Sub. Benvenuti. No, Jovix, anzi, Prime Sub un cazzo, 6 mesi lui. Mi sono confuso, mezz'anno, altro che Prime Sub. 6 mesi nell'esercito degli Ace Gamer, mi ero confuso, succede. Niente, non mi vuole dare a Don Buoni. Non mi vuole dare a Don Buoni. E Carburetor Tuning Guide non me lo vuole dare. E allora noi giocheremo senza. Ma senza gli add-on buoni, devi stare attento, Ti può arrivare nel culo. Grazie Craxel per la donazione. Ma quindi quando la stapi si sdunza? No? Non è che mi si sdunza con la Z, confermi, no? Nego, non confermo, si sdunza con la Z, non con la S, dai,
ma lo sanno tutti. Mr. Jave 90, 7 mesi per te qua dentro. Vai, vai così, 7 mesi nell'esercito degli Easy Gamer. Poi chi altro c'è? C'è Lincoln che ci fa una maxi cheer da 500, il miglior Alt F4 di quest'anno, grazie Ze. Proprio l'Alt F4 come avete la schermata che scompare, cioè non è che clicca su esci, no, proprio tatà, la mossa, il pollice e l'indice, tatà, così, via dalla mia vista. Noi fan del click fiero finale, così a caso, e vabbè. Massimo Palmi, grazie dei 50 bits. Dai, dai, Buzza e ditino tattico. Non so se ce l'ho ancora il ditino, eh. Ora poi controllo. Maple Storia 2005, grazie del Prime Sub, anche a te, benvenuto tra noi nell'esercito degli Ace Gamer. Il gioco di prima era proprio da Euterio Merdusini. Era brutto, però piace ai fan. C'erano i fan là. Vai, concentrati ora. Abbiamo una motosega non ideale. Cioè forte ma non ideale. Non è ideale così. Questa mappa poi non è manco ideale. Mappa grulla. Non mi fa perdere tempo, eh? Object of Obsession. Eccolo qua il Legacy. Lo capirà che è fake. Vediamo se ne trovo un altro subito. Girato bene qua. Non c'ho bambuso, mannaggia. Questo mi conviene ammazzarlo dopo. Vabbè, ora va il pallet. Questo sa tenere la gente, mi sa tenere. Outplayed, my friend, outplayed. Bella quella lì, eh. Quella è stata bella. Però mi è costato un gen, forse di più. Anche due. Ti tiene. Però l'ho fatta una bella mossa, però, eh. Sarà tutto inutile, però. Però lo salvano. Madonna, come ho evitato gli ostacoli là. Comunque, vedi. Ho fatto una bella mossa, però non basta fare una bella mossa. Perché hanno fatto due gen con Ruin. Sto un camper ora. Sono tre gen vicini però, eh. Questi quattro sono vicini. Forse Marocco qua, sai. Quasi Marocco. Come gli scacchi, ti arrocchi bene. Qui c'è qualcuno. Me lo mangio il Decisive. Quasi me lo mangio il Decisive. Quasi il Decisive me lo mangio a colazione. C'è atterraggio, c'è. Raggiungi lo Shack. Fatto la finta. Non so se ce la fa, eh. Bene! Fammi no, aspetta. L'hanno già curato quell'altro, eh. Insta. Oh,
Comunque sto tunnelando il più forte della squadra comunque. Non so se faccio bene. Perché in realtà... Vabbè, facciamoci fare il decisive, vai. L'ha mancato, non ci credo. Ah, non ce l'ha, c'ha Object of Obsession e basta, che strano. Buono veramente. Però ora, se io lo lascio... Se lo sa... Ecco, lo voglio già salvare. Vabbè, mi devo ammazzare. Due gen, che devo fare? Saluppare. Vabbè, GG. C'avevo object. Che devo fa? Ah, ora l'ha usato. Prima non l'ha usato. A sorpresa, così. A sorpresa. No, prima ne era scaduto. Proprio ha fatto a meno di usarlo proprio. Che fa? Riluppa qua? Terraggio? Adrenalina non ce l'hai, eh? M'ha tenuto. Spirit Fury. Anticipato, come faceva a sapere? Boh. Mi ha lasciato qua. Tanto ti posso buttare giù, non è che. La guardia del corpo, cioè. Vabbè, ce l'ha fatta. Oh, non è facile. Se uno loopa il mandriano è tranquillamente loopabile. Però una kill l'ho fatta. La mappa è terribile, non c'ha visibilità. Han rushato poi. Questi qua, ho chasato uno. Come fai a dire sono bravi questi qua? Al massimo è il bravo quello. Ma anche l'ho chasati gli altri, come fanno a essere bravi? Cioè, La demenza della gente. Cioè, ho seguito uno tutto il match. Ah, bravi questi qua. Cioè, bravo, questa era bravissima infatti. No, era bravo quello magari. Ma poi comunque ha loopato tranquillamente come avrei loopato anch'io un mandriano. Niente di che. Io ho anche fatto il mind game al pallet, l'ho preso. Quindi devo cacciare il penultimo, Devo stare attento, bello. Ho sentito qualcosa o sbaglio? Dove è andato? Eccolo, vai. GG. Due li abbiamo presi comunque, perché sono stati stupidi. E la gente, bravi questi qua al plurale. Al massimo c'era uno Legacy che era bravo. Ma più che bravo ha loopato i pallet. Chiunque può loopare i pallet. GG.
Vediamo se fa la cazzata pure l'altro. Ne dubito. Tutto il culo di sto mondo, eh. Tutto il culo di sto mondo, c'hanno. Ti rendi conto? A me mai 4%, mai. Gen Rush. Questi erano l'unica cosa bravi, forse, a fare i skill check del Ruin, quello sì. Grazie Mancio per i 2 mesi. Bella zebone, sdunzali tutti. Quello sono andato. Devo aspettare il design. Ah, c'è la botola pure. Però se chiude la botola si alza con adrenalina. Vedi, c'hanno tutti sti perk. Potrebbe vincere comunque, eh. È stupido? Ma non senti? Boh. Non rischiare, sì, infatti. No, non rischio. Avrà sicuramente il design. Poi vedo endgame che perca aveva. Hanno lasciato a bestia, eh. Un gen rush così. Però 2 sono morti lo stesso. Non puoi. Che fai gen rush e puoi vivere pure. Ah! I Legacy hanno circa 10.000 ore in genere, 7.000-10.000, quindi i loop li conoscono, quindi loopano un po' come me da survival, loopano. Però l'ho fregato, ho fatto un bel mind game al Jungle Gym a quel Legacy, l'ho beccato, ma non è servito perché hanno rushato, non è servito a niente. E con 2 kill non va bene. Gen Rush. No, niente gen rush, ha detto no, non abbiamo gen rushato. No, mica. È giusto che lo fate, però poi lo negano pure. Dicono no, non è vero, non abbiamo gen rushato. Cioè, come no. Mettiamo Miles Coltre Infinito. Dai, che ho visto Lublinski farsi una partita dove ha sclerato di brutto. Secondo me ha fatto un errore. L'unico errore che ha fatto è che non ha stalkerato fin da subito la gente. Quando sei Myers col tier 3 è infinito, devi stalkerare subito. Cioè, non puoi attaccare più di tanto. Prima devi stalkerare, dopo fai danni. Hanno rosicato, sì, perché magari c'aveva l'amico del culo che gli è morto. Che ti devo dire? Avrà rosicato per il mind game. Tanto i survivor rosicano per quasi qualsiasi cosa. Valla a capire. Mi faccio un Myers col 3 infinito, dai, che ispira. Ultimamente mi sta anche riuscendo, a giocarlo così. Vediamo se anche la terza volta vinco con Myers. Grazie Valox per l'euro, buonasera, oggi prima notte nella casa nuova. Ah, che bello, finalmente una live. Una line decente, una linea, ho staccato la frase, una linea decente. Oh, che palle l'Italia, che a seconda di dove abiti hai una linea più o meno decente. Brutta cosa. Se non vincono rosicano in matematico, eh sì. Qualsiasi cosa fai, non gli va bene. Simo Palmi, grazie dei 100 bits. Dopo mai usa una buzza col ditino. Ce l'ho la buzza col ditino? Sì, ce l'ho. Ce l'ho la buzza col ditino, ce l'ho. Ah, dopo si fa andare a stappi. Madonna. No, lo specchio no, fa cagare, dai. Grazie Filippo per i 4 mesi. Boost your day with Dr. Juice.
Oh, ma una foto. Basta che faccio una foto con una cosa, tutte la vogliono avere. Ora devo. Ora, d'ora in poi coprirò tutti i marchi, così paga, se no niente. Non è giusto, devono pagare. Devono pagare, non pagano! Sono stato da Dr. Juice, penso che sia tanta roba. Che mi consigli? Ti consiglio di non prenderlo più, perché non hanno pagato. No, no, basta, basta pubblicità gratuita. Io lo... Devo comunque... Devo... queste cose costano. La gente normale si prende milioni per queste cose. Oh, ma stanno scherzando. C'è gente che è venuta a Malta solo per bersi quella roba. È tornato il Fanta? Che senso è tornato? Ha messo a posto la connessione? Boh. Prova Myers con entrambi gli addon rossi. Vectorlux03 e spacca Testem 2 grazie dei Prime. Benvenuti nell'esercito degli Ace Game. Benvenuti. Rovegge Alberto, apprezzo il sesto mese. Mezz'anno insieme ora, mezz'anno. Golem 9,20, grazie dei 3 mesi. 3 mesi di sub. Ma non se la trova sta partita. Ah, meno male, Fantasma ha rimesso a posto la connessione. Forse si fa un po' Survivor, dai. Se vuole. Starà streamando adesso, sicuramente. Sì, sì, fiero, là, contento. Bene, bene, bene. Boh, forse gioco un po' killer all'inizio e poi dopo metto Survivor, magari, se vuole. Pinsimbini, 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 pinsimbini. Puoi dirmi cosa fa la tomba rossa come a Don Di Myers? Ma come fate a non sapere? Ma poi sai che esiste la tomba rossa ma non sai cosa fa? Prende in giro. Comunque c'è, cioè, per chi ha domande in generale su DVD, c'è la wiki, c'è la wiki in italiano, completamente in italiano, con tutti gli oggetti di DBD, tutti. Quindi per qualsiasi dubbio basta consultare la wiki, alla fine non è difficile. Anche perché la wiki è più accurata, magari vi dico una fesseria, magari non mi ricordo tutto, mi ricordo la maggior parte delle cose, ma tutto magari no. Magari, sai cosa, gli addon che uso poco, non mi ricordo benissimo perché fanno. Allora, facciamoci sta partita col Myers e vediamo come va. Vediamo se fiddano anche sto giro, devo stare attento al Gen Rush, molto attento. Spacca Testem 2, grazie del Prime, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer, benvenuto, ben arrivato. Dai, dai. Quando arrivi al 3 fai il mori alla gente. Sì, pratica sì, però sei molto più lento a camminare, molto più lento. Quindi auguri a prenderli quei loop che hanno. Se sanno loopare non li prendi, Poi sai qual è un counter? Basta che entri in armadietto e non te lo può più fare. Easy rect. No, fa schifo comunque. Fa cagare al cazzo. Sembra un cane. Nerviso, nerviso. Dove cazzo è andato?
scappato, eh. Cambiamo gen. Sa che vanno a lasciare questi, eh. Qualcuno è qua. Vai, la culona. La culona. Andata via. La culona non vuole farmi stalkerare. Andata di qua. Ah, paletti in meno. Quasi metà. Sono tornati qua, eh. C'è questo che vuole finire il gen. Vedi, vedi, vedi. È importante che arriva al 3. Bene, bene, lo posso finire 3 con lui. Sì, dai! Sì! Yeesh! Ma sono cazzi vostri. 3 infinito, vedi, Lubansky, devi fare così, devi fare subito il 3. Subito il 3, non importa il resto. Perché poi gli fai bla 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 bla. Almeno dovresti, poi dopo. Buttalo, buttalo. È rotto lì, eh. Non lo sa. Faranno un gen, ma uno, eh. È rotto, è rotto. Cazzo è andato. Ah, c'è il perk. Ma chi è che usa sto troll perk ora, madonna? Ah, ok. Lo prendo? Ciao, quick and quiet, bastardo. Tre infinito. Potrebbero... Cioè, non è detto che vinco, eh. Perché se fanno veloci, 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 posso lasciare. Il ruin è ancora vivo, il che ci sta aiutando forse. Cacciamo questo. Spacchiamone, spacchiamone. Vai. Lance. Ah, un altro. Hanno spaccato il ruin adesso. È durato un minimo, dai. È durato il tempo di fare il 3. Che è un bene. Era al 99 quel gen, ci sta. Era al 99. No, questo. Vieni con me. Tanto ti prendo uguale. Non è che se non ti colpisco non ti afferro, eh. La culona. Ora si fa la strage. Dance. Ho fatto Orvuli, sì. Tre uncini, eh. Buono. Ma vedete questo? Chi è che cazzo è chiaro? Si lascia andare, si lascia. Io mi lascio andare perché il Miles al 3. Voi avete fatto gli stronzi e avete farmato. Ti avete fatto farmare, grulli che non siete altro. Io me ne vado, mi scollego. Quell'addone grullo. C'è qualcuno qua, secondo me. Ah,
Sento respirare qua, ma non lo vedo. E vabbè, quanto ce l'ho infinito. Sa che c'è Jeff là, ma non lo vedo. Non importa, non importa. Tanto il gen è andato al zero con l'hanging goal lì. Pop. No, i gen in due no, eh. Ah! Saluto! Oh. Hans? Barry? Fammelo ora il perk! Jake, sei lì? Non mi dici che sei lì? Vabbè. Insomma, sono impegnati comunque, eh? Sono impegnati comunque. Questo gli manca un uncino. Vediamo se Jack finisce il gen. Se lo finisce lo prendo. Non l'ha finito. Sono meno dei paraggi comunque. Che ci vai a far save? Ecco! Ah! Me la devo tornare indietro, che questi mancano un uncino solo. Guarda. Ah, ma c'ha il decise per quello. Ma non ce l'ha, volevo. Fregato. Credeva di usare head on, eh. Te lo do io head on. Su sta punta del coltello te lo do. Regredito, buono. Correct. Vedi, è importante farmare subito. Quando hai sto add-on subito, non aver paura di non tirare a colpi così. Lo ferisci solo se ti sta proprio in faccia, ma se no. Ecco, l'ho visto. Uno. Madonna. Max range. No, potevo chiuderla qua. Che palle. Aspetta, andiamo qua. Tanto sapevo che tornava. C'ha il pallet ancora. Legacy sto Jake. Ci torna, no? Ah, non ho sfruttato il perk. No, ma probabilmente si sarebbe nascosto comunque. Ma tanto li prendo. Almeno qualcuno, almeno uno dei due. Sì, in due o tre gen vi voglio vedere se lo fate. Va bene, lascialo regredire. Ah sì, eh? So bassa pure. Dance. No, volevo fare 360. Però c'è 360. Ma guarda che cerca un pallet. Non lo posso appendere però, se no l'altro. Dai, dimmi che è qua a finire il gen, dai. Sarebbe plausibile, eh? No? E dai. Jeff, c'è la botola lì, bene. C'è la botola là. Bene, sappiamo più o meno dove è la botola. Quindi credo che questa build sta piacendo assai. Gli sti add-on, sì, sta combinazione è forte.
forte. No, secondo me non ci va. Beh, se ci va sono più punti. Dov'era? Qua? Eccola là. Ci va, ci va. Vuole salvare il Pip, secondo me. Tunneling. Andiamo se c'è il DS, dai. Ah! Perk di merda. That? Easy. Dai, fammi il decisive. Oh. No, niente. Non usa il decisive, è un vero pro player. Vedi che fine fanno i veri pro player. Andiamo dalla botola. Ti immagini, lo vedo lì accovacciato che aspetta, ti immagini. Secondo me è già l'uscita, laggiù. Quanto sono vicine queste uscite? Ce la fa? Probabile. Oh, sono vicine però, Sono abbastanza vicine. Sono abbastanza vicine. Stando che c'ho il 3 fisso. Oddio, sono vicine. Sono vicine. Sono vicine. Madonna, che uscite illegali che sono uscite. Sono uscite le uscite. Quelle illegali. Ma sono cazzi tua se non hai la chiave. Ce l'ha la chiave? Jeff, non l'ho mai cessato, Questo round, mai cessato. Eccolo. Oddio. Era Jake, non era Jeff. Sembrava Jeff. Vabbè, dettagli. Vieni con me. No. No, ha accosato l'uncino. Che figlio di troia. Che figlio di troia. Ha sabotato l'uncino in modo da non poter essere appeso. Vabbè. Ah, morì a terra, come vuoi. Non morì a terra. Vuoi morire da... Ti piacciono i tentacoli? Ti piacciono... Gli piacciono i tentacoli, ragazzi. È un amante dei tentacoli del Giappone. Body blocco. È body blocco. Qua, qua, qua! Ah! Che credevi? Di scappare veramente? Cioè, eri convinto di scappare? Quanto sono in stata? Ciao, ciao! Il tentacolo! Crocca al collo! No, era più bello se faceva zap, però nel culo dall'altro lato. È un amante dei tentacoli, ti devo dire. Niente pip, tutti morti, zero pip. Cioè, se fai 2 su 4 meno 1, se fai 4 su 4, 0. Questo è DBD, a rank rossi. Cioè, tutti sacrificati, 0. Decisive, un solo decisive. Cioè, abbiamo quasi perso il pip, ma io non ho... Boh. Ma perché i chase sono stati brevi per quello? Infatti, guarda, Infatti il chaser mi ha dato... Perché sono stati troppo brevi, non gli va bene. Gioco di merda. Gioco del cazzo, madonna, ragazzi. Giovi Sass. Buonasera. Grazie per i bits. Possiamo avere l'onore di una partita con l'Antres. Non l'ho manco livellata, fa conto. Fa schifo. 23k blood points, 4 su 4, niente pip. Sì. FaZe Pacciani, grazie del Prime Sub, benvenuto. Don Riziero, grazie di 5 mesi. Non si fa ledere, fesso. A Don permettendo. Don Riziero, grazie di 5 mesi. Bordini,
5, grazie di 3 mesi di fila. Grande Zeb, mi sono perso inizio dalla live, ti sei perso merda, eh. Alla fine com'era sto Hide or Die? Era bello, è un consiglio, è bellissimo. Zitti ragazzi, non glielo dite, non glielo dite che fa schifo. È bello, è molto avvincente, soprattutto il gameplay, eh. Anche la grafica è bella, però il gameplay soprattutto. Ah, volete la tigna? Mettiamo la tigna, dai. Mettiamo la tigna. Vogliamo assa com'è. È bellissimo. Ho sentito che aggiusteranno la valutazione per i PIP. Ah sì? Beh, è ora. Cristo signore. Che ora sta messo proprio da disgraziati, eh. Da disgraziati pure. Assapome si mette. Puoi darmi il tuo parere riguardo all'inserire barbecue in chili nella build da kill per contrastare un po' la botola alla fine? Sì, ma se tu usi un perk per a quello scopo, è un perk per quando hai già vinto, non serve a un cazzo. Dovresti usare perk per aiutarti a vincere. E comunque la botola è comunque poi ave sculo e perdere comunque survivor. Ma barbecue in chili è utile con alcuni killer, col mandriano non è male, anche se io non lo uso. La nurse e lo spirito secondo me è utile. Con i killer veloci è utile, perché puoi reagire prima la informazione che ottieni da barbecue. A parte usarlo per i punti, naturalmente. Però usarlo per la botola, cioè. A sto punto usa sussurri, no? Ma comunque, la botola, ormai la partita è finita, hai già vinto. Se hai ammazzato 3 persone, l'ultimo scappa perché ha avuto culo, ma non perché. Non c'è un vero e proprio counter alla botola, non c'è. Counter proprio no, poi se hanno la chiave lascia perdere. Vai. Netherlands, vediamo se giocano bene questi. Chiave? No, no. No, non ce l'ha. La paranoia della chiave. Comunque alzo la grafica, metto medio almeno. Ma è più scuro medio. Il problema di medio è che è più scuro, capite? Il nostro loadout è questo. Brullofobia, ruin, forza grulla e pop. Speriamo bene. Sbaglio, non hanno item. Se non hanno item, certo sarà un pochino più facile del solito. A meno che non sono degli dei del looping. Vediamo. Potrebbero esserlo. No, sì. I killer in co-op. Sì, andrebbero in giro 2 killer a ammazzare un survivor alla volta. Sarebbe impossibile. Si vedeva meglio però. Grazie, ma... a me piace vedere anche a me le cose. Ah, poi si fa il pagliaccio, dai. Così almeno si perde, sicuro. Ah, sempre sto groaning storehouse mi esce ultimamente, sempre, sempre. Erano qua veramente. Assapome, ria. Puzza la trippa. E dalla luna? Mazz! E uno pescato dallo stagno. Rua, vai, va a salvarla, infettati. Chiunque tu sia. Rua, ria. Diciamo. Ce l'avrà il Borrow the Time?
Kevin to challenge. Kevin to challenge. Erin Zerun Zerun Zerin. Kevin to challenge. Mi fai il tunneling e allora io stacco il cavetto. Cosa hai capito? E lo stacco, eh? Lo stacco, eh? Lo sta... Ecco, l'ho staccato. Là. Rua. Presa. Non dovevi fare intignare, ti do il colpo normale. Lanz, Savitz, Boons. Ah, effetto. Forza Grulla. C'è l'Infinite Grullo? C'è l'Infinite Grullo. Madonna, c'è l'Infinite. Che palle, l'Infinite. Sa che lo devo lasciare, forse. No. Pallet. Bills! Mi hanno fatto un altro gen, però. C'è il basement qui, ovviamente non c'è. Mi sa che c'è, però, l'ho visto. Bene, 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 bene. Questa ci è andata bene. E il cavettino bellissimo lì. Ora stanno solo in due. Uno infetto pure. Tanotofobia al due. Oh, sì, ma chi è? Come fa? Come hanno fatto? Come hanno fatto? Non lo so. Con un cavetto a rascià così veloce. Ma me la devo camperà un po', eh. Questo gen rascia come un caimano. C'è questo che gen rascia come un caimano. C'è ancora quella scollegata ancora là. La sei infettata. Staglia olio. Staglia olio proprio. Che genrush è comunque? C'è un genrush allarmante proprio. Si stanno impegnando, eh. Di impegnarsi si impegnano, lo devo dire. Va, va, va. Va, va, va. Ma c'è il Borod questo. E il DS pure. Ma vieni qua. Cominciamo a eliminarli qua, che sennò mi partono i gen come niente. Ah, ce l'aveva ancora. Oh, potremmo anche perderla dopo tutto sto casino. Ma fammi prendere la tigna rossa, va. Quello vuole far gen centrale, mi sa. Bene. Decisive. Fanculo sto decisive. Fanculo. Rasciano ancora. Ah, guà, guà. A buon punto sto gen. Dove è andato? Sneaky sneaky, eh, Mrs. Decisive. Mrs. Decisive, Mrs. Decisive. Bene, merda, vieni qua. Bene, merda, vieni qua. Non ce l'hai più. Posso tanto la merda se voglio. Blitz. Dance. Vai, vai. Altra tigna per me.
quella la prossima è morta. Che fanno? Vengono a fare il save. Sono ancora qua. Qua. Quasi, eh. Vabbè, stai là. Porta una siga a me. Massimo, spacco il pallet. Ah, è rimasta qua. Ma lei si è furba, eh. Bene. Sniped. Get sniped, you maggot. Tanto non muoiono però, eh. Tanto non muoiono. Ancora infetti. Se si restano di nuovo mi fanno un favore. Mi danno la tigna, la tigna. Tutti al secondo stadio. Le fanno l'infinite. Guardala. Guardala lì con l'infinite. Ti raggiungo, sai, te ora ci schiatti. C'è il pallet però. Bene. Ma scappa, vabbè, ammazziamo lei. Pensavo rimanessero nei dintorni, invece se ne vanno. Vai, crepa. Cavetto? No, niente cavetto. Non si divincola, eh. Cavettino? No? E due. Però sono impegnati, devo dire. Sono andati qua giù. Ah! Ma guarda un po' chi c'è. Ah, 4 su 4. No, body blocco. Sì, con la testa, sì, con la testa. Sono curioso di vedere quanti decisive avevano. Ne ho beccato uno, ma secondo me ce n'è più due, eh. Ovviamente. Ma questo è un pip, mi sa. Perché ho uncinato queste tre, le ho uncinate tre volte a testa. I 3, 6, 9. Dovrebbe essere un pip. Ho fatto 10 uncini, mi sa. Sì, questo è un pip. Abbiamo recuperato la rank 1. Easy. Ho fatto partire il nervo col tunneling. Opera mia, sempre opera mia. Tini ha 4 kill, sì. Step SR, sì. Liarnd 67. 5 euro generosissimi da parte tua. Buonasera Zebone, è un piacere seguirti ogni sera. Un saluto dalla Sardegna. Dove c'è il Casumarzu? Casumarzu. Ma chi è questo recquittone? Chi è? Netherlands, madonna. Aveva 6.000 ore di BD questo qua nell'account. 6.000 ore di BD e scavetta. Scavettare 6.000 ore. Ora è arrivato il turno di... E rimando la stappi. La dinza. E sta pesistimza. Madonna, adesso arriva l'illegalità fatta killer, eh. Il formaggio che ti fa fare rua, è vero. Lorenzo, pack 0, ragazzi di 2 mesi, bella Zeb, secondo mese. Cosa ne pensi di Dishonored? È carino quello, devo dire. Pensavi che dicessi una merda, ma è carino Dishonored, hai fatto un gioco carino. Non l'ho provato, non mi dispiace, anzi. Quei topi in giro. Simo Palmi ha fatto il cheer per il clown. Adesso lo si fa. Vai, ragazzi. 4 borrowed. Paton. Ecco, ora arriva a 0 su 4 Ashton Looped. Eh sì. Quel pagliaccio, sì. Ashton Looped. Ah, c'ho il cucumero. La. Il primo è meglio del 2, sì, è vero. Aspetti,
aspettiamo. Come è andata con Hide or Die? Diciamo che non siamo riusciti a trovare un gioco nel gioco, cioè non c'è niente. Passeggi, trovi un exit e te ne vai, basta. Dispersivo, brutto, malpensato. Dovrebbero ridurre la mappa del 500%. Troppo grande la mappa, secondo me. Tra gli altri problemi, chiaramente. Che ne pensi di 10 survivor e 2 killer? Sarebbe una merda. Bella modalità, sì. Ma si vede che non gioca DBD. Andrebbero i killer in coppia ad ammazzarli uno per uno, in coppia, bloccandogli entrambi gli exit e i loop. Quindi modalità troll al massimo. Scavetterebbero tutti. Faccela conoscere Malta. Ma bisogna venirci in vacanza per conoscerla. Perché la conosci così, con un vlog, e vedi la gente col culo al mare. No, comunque YouTube lo uso solo per ricaricare le repliche. Non lo uso YouTube. Non lo uso più. Non sono d'accordo con te. Ok, ma cioè, con due killer, due si mettono al loop, come fai? Ti ammazzano subito. Perché non è che ti trovi uno contro, ti trovi due killer che ti seguono insieme. L'infermiera che ti fa il blink, il Myers che ti shotta, non lo so, insieme, ma immagini te. Il mandriano. Fa ridere sulla carta, ma poi in pratica è una merda. Cioè, fai Survivor, da solo non lo faccio. Se c'è il fantasma, almeno in due minimo, perché sennò non è bello, non c'è gusto, capito? Cioè, c'è un gusto di merda. Secondo me il fantasma come minimo sta giocando killer, perché non vuole rompersi il cazzo. Però ho trovato la lobby, eh. Questa è tosta. Questo è quello che ho ammazzato con Freddy l'altro giorno. Vediamo come va. Ecco, mi ha doggiato perché l'ho ucciso con Freddy. Oddio, mi doggia. No, questa è bellissima. C'è gente che ti mette in lista nera solo perché li ammazzi, perché non gli piace il modo in cui li ammazzi. Ah, no, ti devo ammazzare in modo gentile la prossima volta, stronzo. Volete no, vabbè, lasciamo stare. Stasera sto vedendo cose che mi stanno facendo scompisciare. Due cassette, vabbè, senti. Sa che devo stappare, eh. Mi sa che devo stappare la Rinzarunza. C'hanno due cassette, lasciano. Già lasciano senza. La uso come assicurazione, dai, vediamo se ci servirà. I video nei parchi ci mancheranno. Sì, i video che mi fanno bannare. Cioè, io nei giardini posso parlare solo di giochi. Cioè, non posso parlare di nessun altro argomento. Ma di giochi posso parlare anche in live. A sto punto posso parlare di tutto. Ma YouTube non lo voglio usare. Oh, YouTube non deve esistere più. Se esiste, per me non esiste più. È morto. Poi, se per voi esiste, auguri. Trovatevi dei canali decenti da seguire. Io non lo voglio usare. Io non lo voglio usare. Headstomp. Simo Palmi, grazie del cheer di nuovo. E quando la stappi, il cheer per... E quando la stappi, si stusa la rizza, potrebbero quittare. Vedi, Mori, via, ciao. Majoran e Rick, grazie del Prime Sub. Benvenuto, grazie Ricky per i 3 mesi. Continua così e buona live. Madonna. No, ma... è così. Appena dici qualcosa che non devi, bannato. Basta. Carriera rovinata. Carriera nel secchio. Stanno.
Sì, ma su Twitch comunque ci sono tanti canali, c'è varietà, c'è gente che gioca a diverse cose, quando non giocano solo ai Battle Royale, chiaramente. Mappa Grull, ha fatto bene a mettere il Mori qua, se no era GG. Era GG easy proprio. Andiamo a sfruttarla bene sta bottiglia. Questa è terribile. Brutton Field. Non è sbaglio, il ruin. Buonasera. Oh, non hai visto niente? Fatto il giro. Fatto il giro. Vabbè. E quando la stappi, 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 stappi. E dici strunza, strunza, la rinza, la risa, la rusa, la stappi si strunza. Non si sta divincolando, Non si sta divincolando. Manz! E quando la stappi si strunza, la rinza, la rusa. Quando vedi che non si divincolano. E quando la stappi, stappi. E la risa, strunza. E la risa, e la risa, la risa. La stappi, si strunza. E la risa, risa, la stappi, si strunza. Qua subito, non ha perso tempo. Non ha perso tempo. E quando la stappi, si strunza, la risa, la risa. Come ha fatto a scomparire? Ditemelo voi. Ma ha fatto a scomparire? Ecco, c'è tornato Madden. C'è Claudette, si vede poco. Ah sì, la porta è chiusa lì, che nabbo. Va 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 va. Si vede, si vede, si vede. Stappi. No, si è bloccato il gioco. Si è bloccato il gioco. Pizza. Si è bloccato il gioco. Ora dice che è lag switch. Lag switch. Lag switch. Ecco. Ma si è bloccato anche a me, Capito. E questo la sta pisistruzza la risa, la risa. Madonna. No, ma quella sta ha scavettato per il Rosic, te lo dico io. Quando la stappi, stappi, stappi. E disistruzza, strunza, strunza. La risa, la risa, la risa. La stappi, si strunza. La risa, risa, la stappi, si strunza. Non riesco neanche a usare il pop perché scavettano sempre. Guarda, 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 no, questo non scavetta, dai. Scavetta. Che buci di culo. E l'ultimo prende la botola e fa 0 o meno 1 anche. La campero. Quanto prende la botola l'ultimo? Ecco, si è lasciata andare. Ah! Ah! Sì, ma mi dà almeno uno adesso. Ecco se... È lì? E quando? Quando la... No, non ce la faccio. C'è avere il pallet. La trova? Secondo me la trova.
brutto lui. No, dai. No, dai. Sta collisione. Quando? E quando la stappi? E quando la stappi di dum-za. Che easy game. Mori sprecato. Dance. Abila. Madonna. Diversamente contente, due cavetti. Ma perché? Perché scavettate, dai? Perché? Eravate su Haddonfield, no? No, niente. Stappi. Zero. Simo Palmi, grazie del cheer. Cavetto d'obbligo. D'obbligo, sì. Grazie Sam909 per i 3 mesi di sub. Una permanenza. Pezzo nuovo! E cassetti iperveloce! Nell'esercito degli East Game. Vedi che pezzenti. Io metto roba buona, mi rovini la partita, ho scavetto. E to... i mortacci tua. Madonna, ne facciamo un'altra. Ne facciamo un'altra. Troppo splendido sto risultato. Ci vedo la snappi. E si stunza, e la rinza, e la rinza, la runza, la sarebbe si stunza. Mamma mia, distrutti, oh, disintegrati. Senti come, disintegrati. Non pensavo di disintegrarli così, su Haddonfield, poi. No, partito il nervo. Sti cavetti fanno vedere chiaramente quanto sia tossica la community di BD. Sì, non si fanno problemi, eh. C'è qualcosa che non gli piace? Scavetta. Poi quando vincono ti pagano e dicono easy, fai schifo, sei un trash killer. Ti dicono le peggio cose. Poi però, quando perdono, ah, sei una merda te. Mi scollego, basta. Si scollegano. Spesso, eh. Oppure comunque si lasciano andare su l'uncino. La fierezza. Grazie Zigeur per i 200 bits. Partita più che fiera con la Bulls. Adesso te ne becchi un'altra ancora. Anche Simo Palmi con un altro cervole, un'altra. No, vale questa. Ne fai un'altra. Non vale questa. Infatti. No, quella è stata proprio merdosa, eh. C'è un pre-made, eh? Vabbè, non hanno oggetti però, quindi non metto il Mori, non c'hanno oggetti. Vediamo quanto sono bravi. Grazie Emanuele per il tier 1. Madonna, quanti sub stasera. Benvenuto a te nell'esercito degli Ace Gamer. Che killer mi consigli di comprare con i frammenti? Non dovrei dire spirito, ma spirito. Spirito, sicuramente. Se vuoi un killer che ammazza, finché la nerfano è OP. Cioè, che devo dire? O Myers. Ah, Myers, spirito o Ghostface. Ma se vuoi il killer più forte, spirito. Vabbè, non hanno oggetti, dai, vediamo se riesco a vincere. Provo, c'ho one shot, ma me la devo gestire bene, Perché ricordiamoci che ai pallet non c'è one shot che tenga, perché devono... Se loopa non hai tempo di sferrare il colpo. C'hai lo sprint? Si vedeva dalla faccia. Bene. E va al coso.
Brutta mossa, quando la... Non riesco a beccarla. Oh, cioè, che cazzo ha fatto? Sembrava un dead art, ma non poteva essere un dead art. Brava a schivare. Vedi, vedi, basta fa così, la counteri subito. No, non mi potevi bloccare peso di merda. Spacchiamo sto pallet. Mi stunna da qui? No. Lo finisce il gen? Vedi, non sono riuscito a usarlo il dito perché non era male a scansare. Oh. Ricarichiamo. Vuole salvarlo. È da un po' che è rimasto ferito questo. La volontà di burro. No. Bene, bene, bene. Bene, bene. Stappato! Devo concentrare perché questi rushano. Sa che quello fa anche i gen da feriti. Da ferito, quel coso. Quel Jake. Qui ci sono tre gen però. Wow, wow, wow. Andiamo da Jake. Mettiamo pressione. Pochi pallet qua, eh. Buono. Vedi cosa succede a non curarti? Basement? Provo. La stappi, la stappi. Se impegnarsi. Ma ti stappano loro. Se non usi questa Don col clown, in pratica fai cagare al cazzo. Poche parole. Spaccato. Questo non è safe. Non importa che c'è il borrowed. Air borrow time. Dov'è, dov'è? C'è ancora il pallet qua. Vediamo un po' che fanno. Un cazzo di pallet ancora. Bene, merda. Sto vincendo i chase, solo che ci avrò il tempo? Non lo so. Non lo so, questi rushano da feriti, vedi che sono tutti feriti ancora, vedi? Mi frega un cazzo. Tosta questa. Sai. Devo campare a lei, l'unica. Sperando che non abbia il decisive. Sfruttiamo ste bottiglie, va?
E ora si curano. Ma tanto c'ho la bottiglia, tu vedi. C'è Bill laggiù. Rushed and looped. Mi hanno rushato a merda. Ce la faccio. C'hanno il loop. C'hanno il loop quello forte, cioè al centro. Possibile. C'hanno questo loop qua. Con questo non vinci. Cioè questo è un'anti-vittoria proprio lì. Se hai quello non vinci. Automatico. Proprio automatico, è persa. Se c'è quella quasi. Non ci fai un cazzo. Qui forse potevo farcela se tannellava stecca 1, ma pagliaccio fa cagare. Fa proprio vomitare, va. Va avanti è lento poi. C'è il loop centrale, se non c'era quel loop. Se non c'era quel loop. Sniped. You just got sniped. You just got sniped, my friend. You just got fucking sniped. Vediamo se qualcuno muore o no. No. Nessuno schiatta, eh. Devo beccare la bottiglia ora se vuoi fare il save. No. Non l'ho beccata. C'è la DS quella. Facciamo una cazzata? C'è il Borrowed, mi sa. Niente. Vabbè, GG. Fatto il massimo che si poteva, col pagliaccio. Non si poteva fare di più col pagliaccio. Lasciato a merda. Brutal kill però. Il pip l'abbiamo risparmiato. Non l'abbiamo perso. Perché abbiamo fatto tante uncinate. Soprattutto alla fine lì. Pazienza. La buzza è sempre la buzza, eh.
La buzza, ne facciamo un'altra ancora. Ma se non camperi a stecca uno, non puoi, perché finché ci sono quattro survivor vivi, subito vanno. Quali sono i killer che hanno bisogno di un reward? Nerds e spirito, perché sono i più sbilanciati. Nerds e spirito sicuramente. Chi c'è? È il Pozzi, grazie del Prime. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Alphabet 95, grazie dei 3 mesi. Questo mese esce un gioco ora interessante. Idol Die. Blair Witch. Lo proverai? No, perché ormai tutto quello che mi consigliate fa schifo. Tipo Idol or Die era bello, no? Sì. Vabbè. No, ma il gioco è così, devi camperare a stecca proprio. Bello il Borrowed, sì. Ma il Borrowed è così. Il Borrowed è così, l'avevo già capito e ce l'aveva il Borrowed. Non può fare niente, cioè non puoi proprio farci niente. Hanno camperato. Cioè hanno già rushato da feriti. Prima vedi che se li ammazzi subito scavettano, se no è così. Questo gioco è così. Ma DVD è 60% fortuna, RNG secondo me, anzi 70%. Non è che è proprio fatto così il gioco. Ma se non esce nulla di meglio, cioè non ci sono altri giochi simili a DVD ma fatti meglio. Abbiamo trovato il premio in italiano, ma non di Stream Sniper, almeno non penso. Allora, vediamo di scegliere un killer efficace per rompere i coglioni. Ma non ho l'addon buono con questo. Ma è anche un gran peccato, eh. Ci proviamo lo stesso, dai. Petto di cazzo. Questo è un premade da 4, eh. Stesso discorso, Gen Rush a manetta. Cerchiamo di tannellare bene, allora. Sì, ma questi bisogna stare attenti, potrebbero... Se, quando vedono il profilo del killer, poi potrebbero aprire la live, quindi... Bene tryhardare, se no il killer che lancia le asce non lo usi mai, no, perché fa schifo, come chi cioè fa cagare. Chi lo usa il mirino, e io il mirino non lo voglio usare, semplice, lo dico ogni volta, mi fa schifo. Duke 85, grazie di 5 mesi insieme, buona permanenza nell'esercito degli Ace Gamer. Che schifo la buzza, è proprio una merda. Mi metti le addon che ti pare, ma se ti loopano mica c'hai one shot subito, mi devi tirare la boccetta. Peccato, ho fatto anche una sniperata, ho fatto anche una sniperata alla fine. No, gridi. C'è il loop del cazzo, madonna. C'è pure il loop di merda. Scarso. È la seconda volta di fila che commetti lo stesso errore. Cioè, una volta ok, ma due. Proprio scarso. Tanto la lasciano. C'è sempre uno pronto a fare il save in qualche modo.
Comunque gli italiani specialmente usano tutti i designs, tutti. Quindi vediamo se scavetta col Mori. Glielo spammo 2-3 volte, vedo se... No, ma comunque questi stanno a rushare. Non stanno a... Vedi, vedi? Stanno a rushare questi. Prima è andato a fare il save. Ma ormai non so dov'è. Vabbè, comunque posso usare il Mori appena lo vedo. Oh, ma questi vanno a risparmio, non vogliono spaccare i pallet. Non vogliono spaccare i pallet, li rispettano proprio. Dard. Ah no, non usi il pallet. Mossa stupida. Sono molto greedy, molto greedy. Sia quell'altro che questo. Non butto nei pallet. Prevedibilmente. C'è il rush. Vediamo se è quitta. Ah, dopo questa vedo se il fantasma lo gioca a Survivor. Fregato! Mind game. C'è il decisive, quindi ti ammazzo, easy rect. C'è il decisive, capito? Poi si lamentano del Mori, ma il Mori è un counter a decisive. È un hard counter perché non ti fa usare il Mori. Non ti fa usare il decisive perché non c'è la necessità di raccogliere il survivor. Poi si lamentano, capito? Il primo è da 4, si lamentano del Mori. Ok. E poi comunque non sta avendo manco troppo un impatto sulla partita, eh. Perché tanto di lasciare lasciano, non è che... C'è qualcuno per forza. Ha imparato a buttarle ora. Ha imparato. Andava rotto comunque per lo Spirit Fury. Sa che ho Spirit Fury? Interessante. Non Steam Sniper non può, no. Sull'immagine così intelligente, eh? Lo appendiamo questo, dai. Ma forse no. Vabbè, ce ne lasciate, ragazzi, ce ne lasciate. Lascia questo ah, tra le chiappe. E premade OP in generale, se quattro persone che sanno giocare giocano premade, devi andare di Mori. Se non sei Spiritual Nerds, se non sei Spiritual Nerds, o fanno grossi errori che non stanno facendo. Stanno facendo qualche errore di chase, ma anzi, mi correggo. Se lasciano è fatta. Basta lasciare alla fine. Alla fine, se rushi è tutto facile.
Che rascino. Questi rosicano alla fine, sono sicuro che... Voglio vedere se mi riconoscono dal nome, va. Vediamo se mi riconoscono dal nome poi. Ma scherzo che? Giocare in 4 è un enorme vantaggio. Poi se hanno tutti i decisive ci dovrà essere un counter, no? O no? Ci dovrà essere un counter. Se no che è counterabile. Che poi ci avete fatto caso che i chase sono stati piuttosto brevi? Ma ha tenuto un po' quella mania un po'. Ma Dwight, per dire. Poi buttano subito i pallet senza loopare. Questo butta il pallet così a gratis. No, ma questi sanno chi sono, si vede. Buttano, anticipano i pallet. Vedi, vedi, ha provato a anticiparlo. Quella era la mossa da bravo giocatore. Ci ho anticipato l'albero proprio. Intercettato male. Intercettato male. Quello era un colpo che, insomma, un po' di skill richiede. Quello. Quello. In pieno. In pieno, madonna. Borrow time. Sto perk di merda. Tutti col perk. Una cosa. Vai, uno. No, anzi no. Potevo chiuderla lì se non era per il dead art. Vedi, i perk li salvano, i perk. Solo i perk. Solo i perk li salvano. Solo i perk. Nulla di più. Io lì ho provato a sferare il colpo perché nel dubbio potevo chiuderla lì, ma no, niente. C'è il perk. Questo che fa? Manda la botola ora. Sti perk. Ah, già curato, insta heal. Insta heal, vedi, loro possono usare insta heal tutti gli oggetti OP. Perciò tu usi un offering forte? No, non va bene. Questi doppi standard a me fanno cagare. Sapessi quante volte ho vinto io come survivor contro un killer che aveva il Mori. Che non fosse la Ners o lo spirito. Si può vincere anche contro il Mori, tranquillamente. Se si rushi, sì. È fortissimo, senza dubbio. Ma non è che se usi il Mori hai vinto, eh. Col cazzo. Col cazzo che hai vinto. Par di cazzi. Devo slaggare, sì. Eccola lì. Come i topi. Easy. È la Claudette che si nasconde. Ecco bene. Oh. Insieme come i coglioni in coppia. Vai, vedi, vedi. Ah, la striscia, oddio. Wrecked. Il rect. Si lamentano. Sì, sì, ma poi si lamenteranno. Si lamenteranno sicuramente. Si lamenteranno, sì. Perché se, secondo i survivor, tutti i perk che hanno loro, tipo l'altra partita col pagliaccio che sono salvati grazie ai perk, non sono OP, però il Mori è OP. No, tutto l'insieme di perk che usano i survivor sono OP. Sono OP, sì, il Dead Hard, il Deliverance, sapete già quali sono, quindi si lamentano, giocano in 4 premade e si lamentano, guarda. Sono sicuro che arriverà la lamentela. Easy Rect. Easy Rect, arriverà il sale, ho paura che arrivi il sale. Lincoln, grazie del cheer, Swift Rage. Mi fa incazzare il fatto che non accettano che i loro perk siano OP almeno quanto il Mori. Non è che i loro sono meno OP, non è così.
Che sempre che lo deve uncinare, sempre che il Dwight ha fatto due errori coi pallet, sempre che quella Nia gli ha fatto il mind game e l'ho presa. Se io avessi perso il mind game qua al pallet, avrei perso più tempo. Se Dwight avesse abbassato i pallet, avrei perso più tempo, o sbaglio? Vedi, vedi, alla fine dipende anche da loro. Quella Nia era abbastanza brava. Sì, però un po' troppo greedy. Un po' troppo greedy. Un pochino troppo greedy era. Ora come minimo mi dà zero. Vedo, mi darà zero. Sì. Mi diamo il sale se c'è. Se sanno chi sono. Secondo me sanno chi sono. Pit di cazzo. 7000 punti. No fun. Come il vostro teammate Perk. Insta heal. No, perché hai fatto poco. Col Mori e il tunneling. Survivor main. Ma che survivor main? No, no. Cioè, questa cosa fa incazzare, questo paragone. Dicono che il Mori è più forte di tutto quello che hanno loro. Dell'insta kill, del decisive, del borrowed time, del premade. È più forte il Mori di tutto. Siete scarsi voi, perché se siete bravi non vi fate prendere, no? Oppure comunque, Massimo si fa prendere uno perché finiscono i pallet, ma non che vi fate prendere tutti. E lì non mi va più bene il ragionamento. Vediamo se il fantasma vuole fare un po' di survivor, se vuole. Se no facciamo altro killer, per me non c'è assolutamente problema. Vedi, il sale, metticelo il sale, mettici un po' di sale. Ma sta giocando killer ancora, vabbè, allora ci facciamo un'altra. Vabbè, ma hanno doppi standard, perché quelli survivor c'hanno doppi standard. Shovel Knight, che gioco è? Un gioco da rua. Giso Beast, grazie del Prime. Benvenuto a te nell'esercito degli Ace Gamer. Simo Viper, grazie del Prime anche a te. Grazie X Nexus per i 2 mesi. Stinker Good per i 3 mesi. E Xlopa 98 per i 6 mesi. Anche Duke 85, grazie per i 5 mesi. Buona permanenza nell'esercito degli Ace Gamer. Allora, sì, ci siamo. Allora si fa i mortacci sua, si può fare. Ancora sta tigna, vi piace la tigna, eh? Poi c'è la chiave, giusto? Non avevano la chiave loro, però c'erano gli stahil. Sì, ma perché in questo gioco ci sono le fasce, c'è o il survivor main o il killer main, ognuno difende il suo prato. Io sono l'unico neutrale che valuta entrambe le cose, i contesti. Io dico che la roba del killer sono altrettanto potenti. Però loro si lamentano se le usi, si lamentano. Cioè i survivor si lamentano se trovi sempre lo spirito della Nerf contro. Ma perché? Com'è che tutti quanti trovano... la Ners e lo spirito, non riesco a capire. Perché sono gli unici killer che a rank 1 funzionano effettivamente. Sono gli unici killer che hanno il potere di vincere in base alla skill di chi li usa. Gli altri no, gli altri devi sperare che non rushino, che non riescano a rushare per qualche motivo, che qualcuno sbagli tremendamente, allora magari vinci. Ma se no. Cioè non si chiedono perché, loro semplicemente leggono gli update, appena esce una cosa a sfavore del survivor, questi killer che piangono, Il gioco non è bilanciato, però non lo sarà mai.
Non lo sarà mai. Però piangere per queste cose, dire che il Mori è meno forte rispetto a tutti i pack che hanno, senza parlare del pre-made, è un po' esagerato, eh. Perché ripeto, io insieme al Fantasma e Lubansky abbiamo vinto tante partite contro i Mori. L'avete visto voi stessi? L'avete viste le partite dove abbiamo vinto con... Magari è morto uno, no? Specialmente contro killer che non sono la nurse e l'infermiera. L'infermiera è lo spirito. Vinciamo anche contro i Mori spesso se non facciamo errori grossi. Ci è capitato, al massimo muore uno perché viene tannellato. Quindi questa è la dimostrazione che il Mori non ti assicura la vittoria, la dimostrazione. Perché se era così le perdevamo tutte allora. Se il Mori era veramente incounterabile le perdevamo tutte contro il Mori. Invece non è così. Non succede questo. Però la gente nega l'evidenza. Dice no, il Mori col Mori vinci per forza. Aiuta, sì, aiuta un sacco, però non è che lo metti, ok, ho vinto, basta. No, sì. Mi sa che Twitch ti ha fatto il cheer. Come Twitch? Anonymous Cheerer ha fatto un cheer da 50 bits. Sì, ma perché magari quando fa l'Anonymous è perché qualcuno ha usato un nome offensivo. E guarda casa è un cheer da 50 giusto per farlo, per rompere i coglioni, forse. Grazie Lincoln per il cheer, quello vero. E noi lo mettiamo. E noi ce lo mettiamo, sì. Sì, quando esce Anonymous Cheerer è perché mettono un nome con qualcosa che non andrebbe messo. È molto semplice la cosa. Sperare che DBD diventi bilanciato è come sperare che la situazione economica in Italia migliori. Sì. No, la speranza vera è che esca un gioco migliore, ma non che migliorino DBD, che esca un gioco migliore di DBD. E se state dicendo, ah, Monstrum 2 sarà più bello, ma magari sarà brutto come Hide or Die. Cioè, nessuno ci viene a garantire che sarà più bello. Magari aspettiamo il 2020, lì, belli fieri, vado a cliccare sul pulsante acquista, avvio e poi la merda. Io me l'aspetto già. Cioè, non è bello essere pessimisti, però ho visto abbastanza sterco negli ultimi tempi, ad essere sincero. Ho visto un bel po' di sterco generale, quindi un pochino mi è passata la speranza. Ah, ma sono già le 23, ma guarda un po' come vola il tempo. Domani si fa Survivor, allora. Visto che il Fantasma delle Nevi è tornato, domani si inizia col Survivor, se ha voglia. Invito ovviamente anche Lubansky, poi vediamo il quarto. Però siamo già arrivati alle 23. Faccio un'altra partita. Ah, no, ma oggi ho iniziato più tardi. Infatti mi sembrava. No. Vado avanti perché ho fatto ritardo. Rimango. Credevi? Credevi? No. Dai, almeno fino alle 23:30 rimango, dai. Malgrado sia main survivor, penso che la botola si dovrebbe chiudere e basta. Non dare ogni volta la possibilità a Surv di scappare. Ma la puoi chiudere, ma se ha la chiave la riapre. Allora, secondo me va bene così. L'unica cosa che cambierei, parlando della botola, è inserirei un'animazione per la chiave. Molto semplice. L'ho detto anche qualche live fa. Cioè tu, quando hai la chiave da Survivor, non deve bastare andare lì cliccare per fuggire, però devi fare un'animazione di 5 secondi per dare tempo al killer, se è lì davanti a te, di intervenire. Perché se è lì davanti a te, merita di poter intervenire, sennò che cazzo è? È una presa in giro, allora. Cioè, un conto è aprire la botola quando il killer non ti vede, ma se è davanti a te, li apri davanti al muso, non c'è counter. Dovrebbero mettere l'animazione. Esiste una build potente tipo Myers, però per il Survivor. Decisive, Borrow Time, Dead Hard, Cura di sé. Cioè, sono sempre quelli i perk alla fine, più o meno. Atterraggio bilanciato, se vuoi. Se giochi a Eso Haddonfield, per esempio. Killer87IT, grazie per il Prime Sub anche a te. Benvenuto nell'esercito degli Easy Gamer. Madonna. Sto gioco, i premade lasciano a bestia, quello è fatto. Il premade è il motivo per cui a rank 1 non c'è varietà,
di killer, c'è un motivo. Non sono tutti bravi che riescono a fare 4 su 4, che ne so, con la tigna così. Non ce la fanno. Ce la fanno in pochi. C'è gente che ci riesce, ma non sono tanti rispetto alla maggioranza dei killer. Svegli, mostacci, sva! Niente. No. Meno male. Pensavo fosse il ruin. Pallet stun. Meno male che non c'è il pallet stun. Corvoli dance. Facciamogli paura. Eccoli là. Tabla. Niente, sa giocare. Sva. Limo tacci sva. Stanno a curare. Corrulance. Dai che c'è qualche fake pallet laggiù. Lance. Infinite. Oh, oggi abbiamo beccato le mappe del Kaiser. Bene, bene, ciucciamelo. Fa incazzare quando... Cioè, vogliono per forza prendere l'Infinite a tutti i costi. Ma è l'Infinite, così li faccio a rinzarunza. Ma vaffanculo. Solletico alle palle. Eran qui, eh. Eran qui. Eccola. Vai a prendere l'Infinite. Ok, mi vede. Non mi vede, dai, atterraggio brullo, dai. Ah, ola. È salvata. Questa è già uscinata prima, vero? Non sta ci su, eh? It's time for a little bit of shock. Mi portacci su, eh? Ah, l'ha finto come la tua schiglia. Carben jolly. Sono lì in due, bene. Cioè, bene, insomma. Secondo uncino. Lance. Bla bla. Oh, quasi la sdunz. Qua dietro. Eccola. No, non loppare sto pallete. C'hai DS? Dai, se ce l'hai. No. Ce l'hai? Ce l'hai, sì. Demente. And for this I will kill you. You have the essence for this I will kill you. You have the essence for this I will kill you. Finta. No. Non lo fare! No. No, l'infinito no.
andata. Merda. Che palle, oh. Che palle. Ora iniziano, eh. Slow Volt. Un'altra volta. Andate di qua. Che palle. Sta per schiattare. Ciao. Le dard ce l'hai? Niente, ora perché non ho ammazzato quella devo perdere, ti rendi conto? Ora perché ho ammazzato quella, che non ho ammazzato quella devo perdere. Due persone che stanno per schiattare ma che non schiattano. Perfetto. Almeno questa ce l'ha il DS, non ce l'ha. Ma a te non ti ho mai appesa, sta appendo, ci guadagna una sega. Incinati Mr. Go-Go. Tempo perso. Forse. Andiamo qua. Bene. Queste due devono morire. C'è atterraggio. Oh, che palle. Ancora pallet qua. Questi fake pallet non è che stanno funzionando troppo, eh. Insomma, fino a un certo punto. Tutti feriti. Sto cazzo di Infinite, eh. Ha rotto i coglioni proprio. Siamo lei. Almeno prendiamo un pop. Che devo dire? Qua tutto ruota intorno a sto Infinite. Ci avete fatto caso? Tutto ruota intorno a sta stronzata. Ecco, fanno i genda feriti. Questa è persa. Fanno i genda feriti. Perché non riesco a fare il terzo uncino. Faccio due uncini a tutti. Devo camperare. C'era qualcuno qua abbastanza. Sta a far giro, guarda, guarda. No? Primoncino. Non ci vanno. Eccole là. Tutti feriti, eh. No, tutti no. Sono curati. Devo ammazzare una di quelle due. Perché queste sono al primoncino ancora. È inutile andare là. Questo. Ma va all'infinito di nuovo. No? Allo sciacca allora. Prende atterraggio bilanciato. Andiamo da lei. Manca lo shock purtroppo. Questo va spaccato per forza. Questi pallet finti non stanno facendo un cazzo contro questo team. Per qualche motivo. Ah!
Ci ho messo un po' a prenderlo però. Almeno è morto, credo. Russian ovviamente. Ma che è? Fanno solo rumore? Cioè, si erano incazzati! Ah no, sta spaccando i pallet finti, ecco cosa sta a fare. Insta heal, c'hai? C'è un insta heal? Un altro pallet, oh. Stanno facendo un cazzo sti pallet finti, cazzo. Fammi andare qua. Fammi andare qua. Sennò qua non si vince. Cioè, ho giocato come un mouse uno killer quasi, eh. In qualche modo sapevano tutti i pallet fare un finti quali no. Non so come. Eccola. Cambia direzione. Questa non l'ho mai appesa. Ma perché? Cioè, questo cazzo di... Quando è che lo fixano? Quando è che lo fixano? Cioè, fa vomitare così. No, ho sbagliato. Madonna, ecco ora si perde per questa cosa. Capace che si perde, per questa cosa. Ma ti vedono attraverso le crepe, non c'è un cazzo da fare. Si danno il turno, vedi? Si danno il turno. Devo andare dietro a qualcuno, si danno il turno. Uno va ferito, va a curarsi, mi porta via. Niente. Non si può, non si può fare un cazzo. Dice, sa che ovviamente è vero sto pallet. Non si può mind gameare perché sa loopare. No, nemmeno, lo butta giù così. Per guadagnare tempo, capito? Per guadagnare tempo, il pezzo di merda. Non sanno loopare bene, sanno solo buttare i pallet e sprecarli subito. Infinite. Ti hanno vinto con l'Infinite, per forza. Con l'Infinite hanno vinto. Con l'Infinite, guarda, sempre questo cazzo di Infinite. Vabbè. Sto cazzo di Infinite. Solo quello. Vabbè, GG. Gioco che stato è l'Infinite, hanno vinto per quelle, per la mappa, una mappa proprio di merda, una mappa proprio di merda, proprio di merda sta mappa, proprio di merda sta mappa. Sì, atterraggio bilanciato, Infinite, 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 sempre quel giro. Ma non è che Infinite, però fanno due giri, fanno perdere tempo. Quelli è il problema, 28k. Che ci vuoi fare? È impossibile se fa l'Infinite sempre, fanno due giri a testa, lo ferisci fa due giri, lo ferisci fa due giri. Come fai? Bamboozle, è vero, cioè serviva Bamboozle, effettivamente. Io devo cominciare a rivalutare quel perk, perché
ti fa perdere tanto di quel tempo. Mi faccio un ghost face. Ti fa perdere tanto di... Io ultimamente non sto più mettendo bamboozle, ma lo devo riscoprire sto bamboozle, perché non ci sono counter. Non ci sono cazzo di counter. Ma loopano, cioè fanno in giro due volte, non c'è un cazzo da fare, non c'è nessun counterplay, non c'è counterplay, vanno lì. Non è che puoi rompere il pallet, no, proprio. Poi anche se li becchi, no, li ferisci, intanto gli altri fanno i gen, però ti tengono quell'X di tempo che gli basta per fare il gen, quindi non c'è soluzione, cioè non c'è. E se non lo chasi, quello ferito va via sicuro e ritorna. Quindi al massimo potevo ammazzarne due. Non c'era un cazzo da fare. Le trappole erano meglio, no. Rallentano pochissimo. Rallentano pochissimo le trappole. L'ho provato, fidati. Le trappole gli fai cambiare loop, ma non sono efficaci. Ci vuole la nurse, ci vuole. Con la nurse lì trapassi tutto easy. Ci vuole quello. C'è un cazzo da fa. E poi comunque io gioco sempre contro i team più preparati. Non so perché, ma è così. È la fortuna. Trovo gente con 7000 ore. Quasi qualche partita me lo faccio con Fantasma se è ancora online. Sta giocando Survivor. Faccio l'ultima con Ghostface, va. Posceve, grazie del settimo mese insieme. E D3RixRix99, grazie del Prime. E benvenuto nell'esercito degli Ace Game. Vabbè, se è online magari, se vuole. Ma secondo me gli Infinite così sono molto molto da Bamboozle. Se vedi quegli Infinite, se ti becchi una mappa così con Bamboozle, te la cavi molto molto meglio. Blocchi subito la finestra, deve andare altrove, instant. Bamboozle serve. Guarda cosa abbiamo trovato. Due Legacy. Guarda. Allora. Vediamo un po' che mappa possiamo mettere. Se abbiamo un offering buono. Sempre questa, così esce il loop. come minimo. Rischiamo. Probabilmente ci sarà un insta heal, almeno un insta heal qua dentro. Due legacy. 10.000 ore. Volevano le pannocchie loro, ma guarda un po'. Cosa sono i legacy? Cerca su Google. Let me Google that for you. Legacy Dead by Daylight. Cioè, ora devo stare a spiegare cos'è il Legacy. Il Legacy. Channel Legacy. Ah, è iniziata subito, eh. Ok. Partita contro Legacy. Di nuovo il loop. Quello meno grave. Ciao Jake. Jake, che fai, mi loopi? Fai una stand loop? No, non mi fai loop, mi fai throw pallet and run, basta. Non loopa, quando c'ha il marchio non loopa, capito? C'ha paura. Fregato il Legacy. Ah! Solo lui.
Bene. Gli ho fatto la finta con la testa, ha cambiato direzione, preso. Arrasciare. Oh, se riescono a finirlo prima che torno, mi dovete dire come faccio a... Ecco, non si può impedire. Non voleva farmi cadere di sotto, ma che carino. Che palle sto perk. Che palle sto perk. Ancora sti infinite. Già mi pento di non aver messo bambuso. Vabbè che questo loop è almeno peggio. Sto perk dà fastidio. No. Me lasciano. Questa pure mi sa che è impossibile, mia partita. Questi sono dei ultra rush. Ma tanto lo fanno, già due gen che stanno per partire. Questo c'ha tutti i palletti intatti. Questo è GG. Su DBD ci sono delle partite che sono perse e basta. E questi comunque in ruini fa una grinza questi, lo sto notando. Un po' come Melfantana che si lascia a merda, no? Easy. Niente, Oh, serve bambuso per forza. Oh, sapeva che stavo salendo, No, serve per, serve bambuso. Serve bambuso, non c'è un cazzo da fare. No, vale. Serve bambuso per forza. Senza bambuso non va avanti. Faccio in tempo a salire. No, niente, barra la vuota. Atterraggio? Non ce l'ha. Ah, sta andando a finire di lasciare qualcosa, è quello. Basement. Ci arrivo nemmeno. Mettiamolo qua. Body block. Body block. Tanto questo sta al primoncino, anche se lo prendo, a che serve? A che serve? A niente. Bello che questa non si poteva neanche giocare meglio di così sta partita. Bello è quello. Per questo serve il Mori, per le partite che non puoi vincere, se no. Perché fanno le cose perfettamente. Non mi fai un loop, no, mi butta il pallet così, tanto c'è tempo, tanto c'è questa, no? Io dovrei buttarmi il pallet. Pensavo lo buttasse, ora lo butta. C'hanno tutti i pallet del mondo.
Non ci puoi fare un cazzo. Cioè, non c'è un modo per giocarle meglio queste partite, quello è il problema. Perché non spotta? Non... non spotta, non lo fa. Niente. 3 anni. All'infinito ora. Ah, infatti vedevo le cose. Premade così non vinci con Ghostface. Un buon Ghostface non vinci. Tutti i pallet che hanno, possibile. Letteralmente impossibile questa da vincere, secondo me. Senza amore era impossibile questa. Inutile prenderlo ora. Sta una rascia là. Niente, niente. Niente, non si può. Ho giocato il meglio che chiunque potrebbe aver giocato sta partita, secondo me. Si è lasciata andare. Si è lasciata andare. Ciao Jake. C'è un altro pallet per caso? L'infinite però Jake. C'ha l'infinite Jake. Non importa. C'ha l'atterraggio bilanciato. C'ha. E ce la fa. No, non ce la fa. Passa all'arme. Credeva. Però vedi, vedi, ha fatto le cose comunque in modo ottimale, eh. Ha fatto comunque le cose in modo ottimale il Jake. Aveva calcolato esattamente il perk, come usarlo. Mettiamolo qua. Dai, vieni ora. Vieni col Borrowed, dai. Ah, è venuto veramente col Borrowed. Subito poi, eh. C'era... come fa? Come fa a raggiungermi così? Ma come fa? È più veloce di me? Ma dai, ma cos'è? Vabbè. Oh. Team molto organizzato, devo dire. Non pensavo che veniva così subito, onestamente. Ma non era inevitabile il fail, era inevitabile. Comunque ti time out perché non era un fail, era inevitabile la cosa in sé. Non c'era un modo per evitarlo, perché comunque avrebbe body bloccato. Avrebbe comunque... ah, uno è morto. 2 insta-kill, vedi? 2 insta-kill. 2 insta-kill. Hanno giocato il meglio possibile. Ma questi killer non sono buoni a sti rank. Questi killer non sono buoni a questi rank. E quello è il problema. Non sono buoni. Devi andare in infermiera. Ma perché devo usare 2 killer che non mi piacciono? Perché? Perché? È brutto. Usare killer che non ti piacciono. Non ti diverti, perché, cioè, anche se vinci, ti rompi il cazzo, usa l'infermiera. Devo usare l'infermiera, devi usare l'infermiera, per forza. Un po' sfigate dei partite, trovi i tryharder, ma il fatto è che io non gioco i killer top tier. Per quello, io non gioco i killer top tier. Possibile che giochino tutti in premade? Sì, giocano tutti in premade, tutti. A questo rank. Tutti. Se vuoi vincere devi far così. Fai così, easy, rect. Easy.
Ma anche senza muore in realtà, però. I killer a rank 1 fanno così, come state vedendo ora. Non è che dici, cioè, che credi, che usano Ghostface. Lo trovi ogni 100 partite Ghostface. Alexander Anderson, grazie del CR. Ormai da qualche mese aggiungendo i killer più forti di tutti gli altri. Terminator. Potrà uccidere in un colpo solo, No, ma se il team è organizzato non vince, Ve lo dico subito. Se è organizzato, devi sperare che non lo sia. Devi sperare che non lo sia. Molto semplice. Poi c'è. No, ma devo mettere Bamboozle lì anche. Serve Bamboozle. Fammelo mettere, anzi, sai che vi dico. Col Ghostface. Cioè, serve Bamboozle. Per forza. Cioè, non puoi andare così. Anche forza Grulla. Non. E non ce l'ho, ce l'ho al 2, Cristi Dio. Ah, perché sennò ti rubano. Ti lupano a merda. E non ci puoi fare niente. Lo sottovaluto Bamboozle, perché spesso ho vinto senza, ma quando trovi il team ottimizzato ti serve. Quando trovi il team ottimizzato ti serve il Bamboozle. È una cosa necessaria. Un altro premade da 4 sempre. Io provo una col Bamboozle, ma. Ma non li addoni. Non li addoni. A me l'infermiera non mi piace. Non mi piace. Vabbè, c'ho un cazzo. Proviamo così, ma non è ideale per niente, Non è ideale. Non è ideale. Vediamo col Bamboozle se cambia qualcosa. Grazie Amy per i 3 mesi, Grazie per il resub. Poshiv, grazie dei 7 mesi totali anche. Grazie per i resub, signori. È così sto gioco, è così. Perché se uno si rifiuta di giocare a killer forti, poi non si può lamentare. Se lo deve un po' aspettare il risultato. C'è poco da fa. Lo dice anche True, stessa cosa. Fai Legion. Ah, ora no. Lo spirito. Oh, qua, come cazzo ora devo time out alla gente? Mi chiede lo spirito della Nerz. Non mi piacciono i killer, fanno schifo. Non è gratificante. Diventa invisibile, non vede nessuno. Cioè, se fanno un killer che non è brutto da giocare, lo gioco volentieri, non ho problemi, ma. Ma se non mi piace, non mi piace. Oh, non lo stalker, Dio. Andiamo a un Bamboozle, là. Come vanno le cose. Non ce la fai a raggiungerlo. Dai. Prima l'abbiamo preso, in poco tempo. Sarà importante? Da lasciare. Che chase è durato tanto, non mi pare. Non mi pare che sia durato tanto sto chase. Perché mi hanno sentito. Lì già. Eccola lì. Eccola lì che mi porta dall'altro lato del mondo. Per fortuna qui c'è un pallet solo, però. Vai, buttalo. Sprecato.
sta mappa è una di quelle più recenti, anche un po' meno tossica. Andiamo se c'è il DS. Ce ne liberiamo subito. Ho ferito il Dwight. No, niente. Questo va estremamente a nostro favore. C'è già uno. Questo no, ma comunque già uno senza DS che uccidi due volte. Il Dwight è di là, Dwight è di là. Come minimo ti lascia andare, questo. No. Sento quella death sotto. Vuole far save. Vedi, vedi? Tanto ora va il Dwight qua. Vedi, vedi, vedi? Ovvio. Slaghiamo. Devi giocare così, devi slaggare, tannellare. E basta. Slaggare e tannellare. Slaggare e tannellare. Ma non un po', parecchio. C'è volontà di burro. Ah no, è andata avanti. Ah, anticipa il pallet, non è nabbo. Insta heal. Insta heal perché non sa giocare. Vedi, vedi, usano ste cose. Ma no, per cazzo. Questo scavetta comunque, secondo me. Ah, ora puoi scavettare. Ah, scavetta? Scavetta? Dai, dai. Scavetta, dai. No. Insta heal, insta heal. Non so perché non hanno lasciato di più. Ma chi è che mi ha spottato? Chi cazzo mi ha spottato? No, ora me lo dici chi mi ha spottato. No, no, non ha scavettato, ma voleva. Forse voleva fare brutta figura con gli amici. Dwight è andato qua. Ma Dwight, ma si impegna. Dovrei stalkerarlo forse questo. Easy. Buttalo, dai. Fatto la cosa più furba. Non ce l'hai atterraggio, cazzi tua. Bambusol, vedi Bambusol, vedi Bambusol, vedi Bambusol, vedi Bambusol, vedi Bambusol. Serve Bambusol, serve Bambusol. Serve il Bambusol, se non hai il Bambusol, vedi, ti fanno il culo. E ti loopano, ti fanno rush and loop. Invece così, tappi le finestre, c'hanno i pallet, ma le finestre no. Le possono usare una volta, ogni volta, una volta sola. È già così, vedi. Là, l'ho sentito. C'è un amico del culo. Mi vuole spottare. Eccolo. Va bene, colpo te lo becchi. For all time. Scambia bare. Volevo fare il grab, ma non lo fa. Non lo fa il grab. Vabbè, quello ora va a curarsi. Pazienza. Eccola, era lì. Infatti mi sembrava strano. Andata di qua. Spacchiamo questo. La death. Qua serviva Bambusa, vedi, vedi, vedi che serve. Sto però è scarso, vedi. Ha sbagliato. Cioè, fin quando trovi survivor così che in più sbagliano, è facile.
Cioè, Ghostface puoi fare i culi se la gente sbaglia, ma se non sbaglia che fai? O c'ha il Bamboozle per risolvere un po' la cosa, se no, amen, se non ce l'hai ti loopano a merda. Ti loopano proprio a merda, se no. Qui c'era l'altro Dwight, andiamo da lui. Sono tutti e due qui. Buttalo giù. L'altro andrà a salvare Claudette. Il pallet dello Shaq bisogna sempre farlo rompere. Ma questi insomma. Preferivo Hide or Die. Sei ironico, no? Hide or Die. Hide or Die. Non si gioca nemmeno Hide or Die. Aspetti. Ti fai un girino, no? Giri intorno alla mappa. A un certo punto raggiungi l'uscita. Raggiungi l'uscita e scappi. Bellissimo. Compra, prezzo buono. Compra, stendi il palmicchio della mano con i soldi. Cioè, quel gioco è stato pensato in maniera non corretta. Ma non fa il pick. Ma come lo fa, cazzo? Guarda, guarda, ora vi voglio far vedere. Guarda, sto qua e non lo fa. Ha spottato là. Sa che non lo becco. Lasciare intercettini fake window. Non era male quel fake window alla fine. Dead hard, vabbè, i perk al lavoro come al solito. Calda. Oh, non ce la fai. Per un pelo. Fatto il giro. No, sanno giocare anche questi. Sanno giocare. Un altro. C'hanno tutti i pallet che vuoi, c'hanno. Anche se li spacchi, sembra non finire. Pure se li spacchi. Ah, va. Prima quello si è salvato col dead art. Vabbè. Vabbè, trova un altro pallet se riesci. Trova un altro pallet qua giù, non ce ne sono tanti, eh. Ora prende il... C'è un altro Dwight qua. Ora prende il loop. Usa Bamboozle qua. Usiamo Bamboozle. C'è Bamboozle e ora si è inculato. Vedi Bamboozle. Vabbè. Vedi Bamboozle cosa fa? Mi fa rosicare. Madonna, sono tosti, no? Sono tosti anche questi, lascia stare. Aspetta che qua ho sentito forse, no? Sbaglio io? Eccola. M'ha spottato attraverso il muro. Pallet qua c'è? Ovviamente c'è. Comincia a essere di meno per ora, eh. Dopo 60 anni che li rompo cominciano lentamente a diminuire forse. È qua, sa che ho sentito, no? Ho sentito la Madonna allora. Vabbè. Sopra. Eccola. Atterraggio.
Terraccio di merda. Cos'è che mi ha fermato in aria lì, madonna? Cos'è che mi ha fermato in aria? Qualcosa mi ha fermato in aria, oh. Ha frenato in aria, se no la raggiungevo prima, sta imbecille. Le ore, mi lasciano. Vabbè, hanno fatto quello lontano, eh. Sa che hanno lasciato tre vicini. I gen. Ancora è vivo, sì, tre gen più vicini. No, qua c'era qualcuno. C'era qualcuno qua. E la perdo pure se non torno indietro. Eccolo. C'è qualcuno qua. Vieni qua, merda. Oh, è riuscito a trovarne un altro. Assurdo. Assurdo. Bambuso. Vedi, inculato. Vedi, inculato. A sangue. Ma non mi ha detto, demente. Madonna, silenzio! Madonna, vedi, il bambuzol. Il cazzo di bambuzol. Mori. Cristo di bambuzol, c'ha. Per vincere, per quello. L'ho preso, per quello, per bambuzol. Vedi? E tezzo silenzio proprio, che si impegna lì come un caimano, manco ci fosse un miliardo d'euro in palio. Dai, però questi fanno i vermi, come al solito. Che due sono schiattati, ora guarda, l'ho visto, va. Dai. Vai. Beh. C'è manco più palle, dai, così retto. Ora vediamo se c'è un breakable pure. Questo si è allontanato. Ne fasce tra una Claudette. No, io non slaggo, non mi interessa. Slaggo come un marro in mano. A parte che c'è la botola lì. No, vabbè, non appendo, ho trovato la botola. Dov'è il verme? Vieni. Vieni verme, vieni verme. Vedi, l'abbiamo vinta. Grazie a bambuso. Se non avevo bambuso non la vincevo. Perché in ben due occasioni mi avrebbero loopato più del normale. Almeno in due occasioni, se non di più. Ah, Lance. Vediamo se sta camperando l'uscita. C'è un'uscita là vicino. Non so, sai. Potrebbe farcela, vabbè. Sono vicine. Sono abbastanza vicine queste uscite. Sono abbastanza vicine queste uscite. Che si fa? Che si fa? Sono vicine. Ecco, sono spawnate le uscite illegali. Come un mare in mano, sì. Come un mare in mano si impegna. Un impegno degno di una causa più nobile. Vabbè, vale anche per me. Ecco. No, non vale, le uscite erano vicine. Annulliamo la partita, rifacciamola. Rifacciamola da capo, non va, va bene. Non mettere bambuso, come osi. Perché usi bambuso, non perdi di merda. Va, mozzola. Sì, va. Atterraggio grullo.
Comunque Bamboozle reca disturbo, reca proprio disturbo. Te fai così, tappi una. Però mi ha tenuto che c'ha te coso. Sì, era abbassato le ore, andiamo. Andiamo, dai, era abbassato 3 ore dietro le macerie. Ma spottami la fava. C'è il perk. Vabbè. Non vuole. Basta, non gioco più, io vado via. Cavetto, Lanz. GG. Bamboozle è buono, dai. Abbiamo. Stasera abbiamo riscoperto il valore proprio di questo perk, di come forza brutale in alcune circostanze non basti, non sia la scelta azzeccata, ma bisogna andare invece di Bamboozle, perché comunque il tempo al pallet lo perdi lo stesso. Sa. Mi sa. 2 pip. Vabbè, dai. 2 pip. Ragazzi, domani giocheremo Survivor con Fantasma, se gli va bene. Oggi abbiamo provato Hide or Die e poi abbiamo giocato Killer con delle partite molto difficili, molto difficili. Wild Tunnel. No, vabbè, ma gli ho detto, questo è quello che fai quando giochi Rancuno senza Nerso Spirito. O forse preferite Nerso Spirito. Forse preferite loro, no? E allora basta, là basta. Tanto avete il board, avete il body block, il body, le cose, i perk, se non vi bastano. Aveva anche in Insta Heal quello, aveva anche in Insta Heal. Se non ti basta neanche quello, che ti devo dire? 32k, sì. Sì, ma vedi, ragazzi, alcune le vinci, alcune le perdi, ma DBD è sempre DBD. Alcune partite sono fattibili, altri un po' meno, altri un po' meno. Però secondo me riuscivo almeno a fare 2-3 kill in quella di prima, se usavo il Bamboozle lì all'edificio principale. Peccato, forza brutale, carino, ma alcune volte non basta. Grazie per avermi seguito. Peccato per I Don't Die, perché ci ho sperato, neanche tanto, un po' ci ho sperato, però ho detto forse è la versione brutta di DBD. No, è la versione lezza di DBD, la versione che non puoi giocare da quanto è brutta di DBD. Peccato, perché non ci sarà neanche la possibilità di variare un po' tra i due, no, perché è brutto. Ma io mi chiedo, tutti questi anni, tutti questi sforzi per creare qualcosa che poi fa schifo, ma why? Why do you do it? Cioè, possibile che non ci sia stato un game designer? No, ma guarda che così le cose non vanno bene. Non vanno bene, no? Vanno bene così. Come, perché? Perché lo dico io. Mi hanno pagato 100.000 euro l'anno per fare il game design e secondo me sto spiano gigante lì così col killer che gira intorno così a bestemmiare è perfetto. Non è dispersivo, non è noioso, è perfetto così. I risultati parlano chiaro, basta leggere le recensioni. Noi ci becchiamo domani con un po' di Survivor Games in pre-made, spero. Buon riposo, buonanotte e buona continuazione. Ciao.